La cetra è uno strumento particolare perché è uno strumento che parla al cuore e all'interiorità. Ha un suono capace di far cadere le difese e diciamo è come una vibrazione che tocca l'interiorità e predispone a uno stato di preghiera. E è per questo che, a differenza di altri strumenti, aiuta proprio a entrare nel silenzio che è necessario alla preghiera per ascoltare. Io dico sempre, è la musica del silenzio, perché è una musica che ci aiuta a far tacere dentro di noi il rumore, ferma il tempo e ci mette in comunicazione con la parte più profonda di noi stessi, lì dove Dio parla. Gli sguardi sono il cuore del CD. Io sono particolarmente legata a questi brani perché è come se uno sguardo dice tutto, pur senza parole. Ecco, l'adorazione è un fatto di sguardi, la sequela inizia con uno sguardo. E stare davanti a Dio è un intreccio di sguardi. E appunto per me questi brani sono sguardi, nel senso che sono qualcosa di inesprimibile, che però si esprime con la musica. È proprio il tentativo di dire qualcosa che non si può dire con il cuore, con la musica, con l'anima, ecco. E per questo mi sembra proprio che si possa dire che siano la sintesi della preghiera, cioè lo sguardo è la sintesi della preghiera perché è il nostro stare proprio davanti a Dio e guardarsi negli occhi.